Ciao a tutti. Nel video precedente avevamo visto le scale modali. Eravamo partiti dalla scala di Do e avevamo trovato tutte le scale che derivano su tutti i vari gradi della scala di Do. Oggi vediamo come sulla chitarra si spostano queste scale. Allora, vediamo la scala ionica. Nell'esempio appunto del video precedente avevamo visto la scala di Do, quindi la scala di Do ionico la consideriamo partendo dalla prima corda. Quindi in questo caso sarà. Possiamo fare anche un esercizio in cui alterniamo le varie note. Ora, quando abbiamo memorizzato esattamente queste posizioni, in questo caso lo stiamo vedendo su questo box, però la scala di Do è presente su tutto il manico della tastiera. Ad esempio, questo è un Do, quindi anche qua troviamo la scala di Do. È sempre la stessa scala in una posizione diversa. Adesso guardiamo questa. Allora, io ho creato un piccolo loop con due accordi, uno che è Do delta e uno che è Fa delta. Perché questo loop di accordi? Beh, innanzitutto per vedere che sentire come suona la scala ionica e la modalità ionica. Poi ho scelto il Fa perché la nota sensibile della scala di Fa, che è il Mi naturale, è esattamente la nota modale, cioè il terzo grado della scala di Do. Quindi una risolve nell'altra in maniera molto naturale per il nostro orecchio. Ora facciamo partire il loop e facciamo un esempio, suoniamo la scala e poi proviamo a muoverci su queste note cercando di creare anche un fraseggio, proprio per avere un'idea di come funziona e come suona la modalità ionica. Questo è il loop, questo è il Do delta e questo è il Fa delta. Teniamo presenti anche gli arpeggi che sono presenti in questo box perché questi ci possono aiutare per andare a cadere sulla nota nel momento in cui abbiamo il cambio, su una nota importante come per esempio la tonica, la modale oppure la dominante. Facciamo prima la scala. Questa è la scala, facciamo anche un esercizio, alterniamo le note, quindi per esempio. Sentite come ci stanno bene queste note. Thank you.
Ok, questo era un esempio. A volte l'improvvisazione viene bene, vengono dei passaggi con dei fraseggi che ci piacciono, a volte un po' meno. L'importante è provarci, di insistere continuamente. Grazie a tutti.